base ai pesi cosa calcoli? Calcoliamo che l'aereo sia all'interno del suo inviluppo di volo. L'aereo è progettato per volare all'interno di determinati parametri, cioè carichi. Sono indipendenti, significa che possiamo scegliere di volare col serbatoio destro o con quello sinistro, e tu ti chiederai perché non possiamo prenderle da tutte e due. Per... se si buca un serbatoio per qualche motivo, siamo in grado di escluderlo e quindi di non consumare il carburante dall'altro serbatoio. Poi abbiamo l'avvisatore di stallo. Hai mai sentito la parola stallo? Comandi? Sì. Perfetto. Allora, in aeronautica, anche se questo aereo ci abbiamo volato decine e decine di volte, usiamo sempre una checklist, una lista di controlli, perché non lasciamo mai nulla al caso, perché non possiamo permetterci che una dimenticanza metta a rischio il nostro volo. I controlli esterni li abbiamo già fatti e quindi partiamo con i controlli per avviamento, e anche negli aerei di linea si segue sempre una checklist per qualsiasi tipo di procedura. Quindi flap a zero. I sedili sono regolati, le cinture mi confermi che sono allacciate, freno, parcheggio inserito e inizia la procedura di avviamento. Io mi sono divertito tanto. Però sì, ero un po' più preoccupato. Guardare tutte quelle spie, quegli indicatori, per la prima volta non era un gioco, era un simulatore. E quella era la differenza, insomma. Paura? No, per niente. È stato molto bravo e ha tenuto l'assetto per tutto il volo. E avevamo anche un po' di vento laterale che non ci ha aiutato nell'avvicinamento, ma siamo andati bene.